Assessore Brichetto, il bar sociale è un progetto del quale abbiamo parlato spesso che finalmente giunge a compimento. Quanta soddisfazione per questo traguardo? Finalmente oggi con questa stipula con ANPAS, che gestirà insieme con una cooperativa sociale il bar sociale, siamo arrivati alla conclusione, all'inizio diciamo, della progettazione del bar sociale. Noi siamo entusiasti come amministrazione perché è stato ed è ancora uno dei nostri 3 progetti piloti per quanto riguarda le politiche sociali. Abbiamo voluto diversificare la nostra amministrazione proprio con questa progettazione che, oltre ad impegnarsi in tutto quello che sono le realtà concrete che ogni giorno vengono affrontate da questo assessorato, voleva impegnarsi proprio nel affrontare 3 progettazioni nuove, che sono state lo SPRAR, che riproporremo per altri 3 anni, il bar sociale che con oggi inizia il suo iter proprio lavorativo, diciamo, e l'asilo Alzheimer che contiamo entro il 2018 di portare a casa. Direi che tutto questo non può che dare a noi tutti, a questa amministrazione, alla Giunta che ha portato avanti con tanta caparbietà questo progetto, ringraziando tutti quelli che hanno partecipato, i nostri servizi, il nostro dirigente ANFAS, la dottoressa Preve che nel momento in cui abbiamo incaricato della progettualità di questo bar sociale si è impegnata a creare un luogo veramente bello dove questi ragazzi possono lavorare e creare così la loro autonomia. Era un problema che tocca molte famiglie che hanno dei ragazzi che frequentano prevalentemente la scuola alberghiera e che dopo la fine scuola non hanno sbocco lavorativo. Qua vuole essere un luogo dove chi potrà, come diceva Luca Ansaldo, direttore di ANFAS, volare con le proprie ali, potrà essere impegnato in altri lavori al di fuori del bar sociale, e chi invece non avrà le possibilità di affrontare lavori al di fuori del bar sociale rimarrà comunque all'interno del bar sociale e riconquisterà quella che è la sua autostima e l'inserimento in mezzo a tutta la cittadinanza.